sigo fin da quel momento. Siamo al Fermo Forum, dove si svolge la conferenza stampa di Vegan Place Festival. Ce ne parla il presidente di questa associazione, signor Luca Pino. Sì, salve. Oggi presentiamo quello che sarà un festival unico qui nelle Marche, ma forse anche per tutto il centro Italia, che si terrà il fine settimana prossimo, il 16, 17, 18 settembre, al Fermo Forum Vegan Place Festival. È un festival vegano dove verrà rappresentata la cultura vegana attraverso un'informazione sapiente costituita da 30 conferenze tenute da professionisti di chiara fama del mondo medico, scientifico, nutrizionista e anche personalità di pubblica conoscenza come Brigliadori, lo sportivo Mirko Bergamasco. E insieme a queste conferenze ci saranno anche rappresentazioni del mondo olistico attraverso la sessione di rebirthing, costellazioni familiari e un padiglione espositivo davvero ricco di passioni, di entusiasmo, dove verranno narrate vicende di carattere animico, si può anche dire in questa maniera, che sorprenderà tutti coloro i quali verranno a farci visita. E tutto questo sarà condito, passatemi il termine un po' alimentare, sarà condito da esperienze culinarie davvero straordinarie che partiranno dalla caffetteria, passando per lo street food e poi la ristorazione, davvero gustosa, originale e rigorosamente cruelty free, quindi vegana. Cibo, ma non solo, quindi grande anche informazione. Assolutamente sì. Vogliamo rappresentare la cultura vegana dando spazio all'aspetto più scientifico, però tralasciare l'aspetto emotivo che corrisponde in maniera esatta a quella che è la nostra scelta esistenziale. Questo forse è molto più importante del cibo, cioè sapere cosa si mangia e perché. Assolutamente sì, vogliamo che sia un momento di approfondimento dove magari le persone faranno domande anche delle più impertinenti, no? Per chiarire tanti aspetti. E ci tengo a dire che noi siamo un'associazione fatta di vegani, di disparata storia e lunghezza di origine vegana. E lo facciamo con passione. La nostra vita ovviamente è fatta di tante altre cose, siamo cittadini che però si sono uniti per perorare la causa di un modello esistenziale più di migliore rapporto con gli animali, che sono le vere vittime di questo modello di consumo estremamente sforato rispetto ai canoni normali di un'esistenza. Sono molto di più i collaboratori, perché siamo un'associazione, io sono semplicemente il portavoce, qui non c'è tutta la rappresentanza perché gli altri sono chi è impegnato al lavoro, chi è a casa con i bambini, mancano esattamente altre due persone, due donne che sono poi il pilastro della nostra associazione. Abbiamo qui Deborah Piunti, Marco Simoni e Stefano Soriani.